Si ispira alla torta angelica con cui condivide l'intreccio scenografico e l'impasto lievitato, ma è salata e dal cuore gustoso, perfetta per picnic e aperitivi. Curiosi? Prepariamo insieme la torta angelica alle zucchine. Parto dal lievitino. Sciolgo il lievito di birra nell'acqua, poi in una ciotola verso la farina Manitoba, unisco il lievito sciolto e inizio a impastare con le mani. Il lievitino è un preimpasto che aiuta la lievitazione, in questo modo otterrai una consistenza ancora più soffice. Trasferisco il composto sul piano, dandogli una forma sferica, così, poi lo rimetto in ciotola. Copro con pellicola e lascio lievitare per un'ora a temperatura ambiente. Nella ciotola della planetaria dotata di gancio verso la farina e il latte. Poi unisco lo zucchero e il lievitino e inizio a impastare il tutto. Ovviamente se non hai la planetaria puoi anche fare tutto a mano. Quando la farina avrà assorbito la parte liquida, posso aggiungere il burro morbido un pezzetto alla volta. Lascio lavorare sino al completo assorbimento, poi aggiungo anche il sale. Trasferisco l'impasto sul bancone e lo lavoro per qualche secondo con le mani. Poi lo pirlo e lo sistemo all'interno di una ciotola. Copro con pellicola e lascio lievitare per 2 ore a temperatura ambiente. Mi occupo del ripieno. Spunto le zucchine e le taglio, prima a metà per il lungo e poi a fettine, in modo da ottenere delle mezze lune. In una padella verso un filo d'olio, aggiungo lo scalogno e lascio appassire. Poi unisco le zucchine, sale, pepe, profumo con il timo e lascio cuocere per circa 10 minuti. L'impasto è lievitato, lo trasferisco sul piano di lavoro e lo stendo con un mattarello fino a ottenere un rettangolone dello spessore di circa 4 mm. Ricopro l'intera superficie con le zucchine raffreddate, caciocavallo grattugiato e scaglie di mandorle tostate. A questo punto arrotolo, partendo dal lato lungo, facendo attenzione a non far fuoriuscire il ripieno. Sigillo i bordi e lascio rassodare per mezz'ora in frigo. Divido a metà per il lungo facendo un taglio da un'estremità all'altra, lasciando intatto qualche centimetro alla fine. Ora sovrappongo 2 filoni tenendo la parte tagliata verso l'alto, così che il ripieno sia visibile. Infine unisco le 2 estremità ed ecco fatta una ciambella. La trasferisco su una teglia foderata con carta forno, spennello la superficie con un'emulsione di acqua e olio e lascio cuocere la mia torta angelica in forno statico a 180 gradi per 60 minuti, posizionando sopra un'altra placca in modo che la superficie non si colori eccessivamente. E opla, eccola qui! Qui sotto ti lascio il link alla fotoricetta sul sito di Giallo Zafferano e se non l'hai ancora fatto iscriviti subito al canale! Buona torta angelica e buon appetito!